Da luglio 6 ambulanze su 10 del 118 senza medico a bordo. Un pronto soccorso, situato al confine di quattro province al servizio di un bacino di 100.000 abitanti, che chiude dopo le 18. Sanità al collasso nel Sannio. La protesta spontanea dei cittadini preoccupati in assenza di soluzioni concrete e tempi determinati continua. Spiegano i ritardi delle ambulanze su strade mal collegate e distanze che arrivano tra un nosocomio e l'altro fino a 50 km. Tempi e secondi preziosi per salvare vite. Hanno preso molto in giro. La politica? La politica soprattutto ci ha proprio rovinati, diciamo. Ci hanno fatto promesse su promesse, ma alla fine poi non è stato mai risolto niente. Lui è presidente e lui è responsabile della sanità regionale, quindi è lui che deve risolvere i problemi degli ospedali nella Campania, altrimenti sarebbe uno scaricabarile del tutto. Iniziate a denunciare, chiamate i carabinieri, perché se chiamate i carabinieri loro sono obbligati a fare quello che devono fare. A volte penso, forse perché noi poveri cittadini dobbiamo telefonare, rispettare, forse loro alzano il telefono e va hanno in altre strade, hanno altre strade, altri percorsi. A volte lo pensiamo, mi dispiace, questo è. In quasi 700.000 abitanti ci sono solo due pronto soccorsi attivi, cioè parliamo di assurdo, non parliamo di... È proprio matematicamente impossibile, anche solo guardarsi in faccia il paziente che arriva. Non è che non lo vogliono fare, sono impossibilitati. Noi siamo a confine con Caserta, Avellino, Napoli e Benevento, cioè siamo di Benevento. Il problema è che c'è carenza manageriale, questi non sanno gestire e o gestiscono male sulla nostra pelle. Questi qua stanno morendo la gente perché alle 6 vengono, non sanno dove andare. Caserta ci sono i tempi di attesa, a Benevento ci stanno i tempi di attesa. Andiamo all'ospedale del mare? Dove andiamo? Ha fatto una cattedrale del deserto, però a Ponticelli ha fatto l'ospedale del mare, la cosa, e poi chiude Sant'Agata che serve a quattro province. La settimana scorsa sono venute due casi qua che probabilmente si potevano salvare, potevano fare qualcosa, ma purtroppo il paziente è morto perché qua non è potuto nemmeno venire, perché era tardi e non è potuto venire. Poi c'era una bimba che è venuta e la guardia gentilmente gli ha indicato il medico di turno, perché la bimba aveva dei mucchi che loro benissimamente potevano aiutare e a signori pazienti, i genitori sono dovuti andare. Vorrei fare un appello di rabbia. Al signor Presidente della Regione De Luca. Ma signor De Luca, lei come fa a dormire la notte sapendo che tanta gente può morire? Non abbiamo garanzie, ma lei come fa?